disciplina è stata una cosa in più che ha cambiato le carte in tavola. Come sempre Scimino si è trovato in una situazione così catapultato da un momento all'altro, ha reagito benissimo, hanno reagito benissimo anche i suoi compagni di squadra e riuscire a trovare l'equilibrio. Adesso ci tocca una bella trasferta, un'altra bella partita contro una squadra che merita sicuramente di giocare a pallavolo ad alti livelli, così come noi. Allora, ora ci sarà questa battaglia mercoledì, bisogna recuperare nel turno. Bisognerà sicuramente avere... Giocano in casa, perciò arrivando qua, affrontando una squadra come Lamezia, che sanno che comunque ha il suo blasone, ha dimostrato di essere una tra le squadre più in forma del campionato quest'anno, magari non hanno trovato la concentrazione giusta. Adesso abbiamo fatto un piccolo passo e dobbiamo andare poi da loro per completare l'opera. Ecco, non so, conosci il loro palazzetto, sembra un palazzetto più piccolo rispetto al nostro, quindi sarà molto infuocato e quindi avremo riferimenti anche diversi, no? Ma io non sono mai stato a Tuscania, quindi no, non so che palazzetto troveremo, però sicuramente troveremo della gente calda che ci aspetterà per sostenere la propria squadra. Piccolo passo avanti, non so se hai visto gli altri playoff con Bergamo che è andato a vincere a Cagliari, che era arrivata prima di Tuscania, quindi voglio dire partite dove gli avversari si conoscono poco, giocando in gironi diversi, e quindi magari dopo la prima partita uno ha più informazioni, più riferimenti, può cambiare tutto. Beh, giochiamo le sei squadre più in forma del campionato, quindi sappiamo che i giocatori sono bravi, sono all'altezza e ogni risultato può essere diverso da ogni partita, perciò dobbiamo prendere quello che viene, testa bassa ed arrivare il più alto possibile. Già Lamezia da penultima squadra a quasi, diciamo, una probabile semifinale playoff ha bisogno solamente che di applausi questa squadra. Pubblico come al solito. Pubblico straordinario come al solito, non ci lascia mai e noi speriamo di non deluderli mai, anche se la pallavolo è fatta di vittorie e di sconfitte, perciò. Comunque stasera per chiudere abbiamo visto un birribanti diverso. Il primo set hai messo a terra una serie di pallonetti che li ha mandati in bestia, perché non si aspettava, si aspettavano l'attacco, ti andavano a chiudere, non si aspettavano i pallonetti, ogni volta battevano le mani a terra, dici mi ha fregato. Beh vabbè, 38 anni e l'esperienza serve anche a questo, perciò io gioco con tutto il gioco, quindi. Grazie a Biri. Allora andiamo a sentire magari anche l'allenatore dell'altra squadra, Paolo Tofoli, che in questo momento è intervistato anche dalle altre TV, c'è il presidente. Vediamo se nel frattempo che finisce Tofoli riusciamo a prendere il presidente. Presidente, 3-0, la partita era iniziata bene, l'abbiamo finita benissimo. È stata una bellissima partita, un confronto tra atleti di altissimo livello, la caratura non solo atletica ma anche tecnica delle squadre si è vista in campo. La nostra superiorità è data dal punteggio, però devo dire la verità, il pubblico che è venuto ha potuto vedere all'opera dei grandissimi atleti, sia dalla nostra parte sia dalla loro parte. Ora ci aspetta questa trasferta dove loro si giocano il tutto per tutto, non possono sbagliare per portarci a gara 3. Non è una trasferta semplice, perché siamo davanti ad una squadra di giovani atleticamente validissimi e tecnicamente fornati dal grandissimo Tofoli, non ce lo dimentichiamo, cioè dalla storia della pallavolo italiana, ragione per la quale noi andremo a questa trasferta preparati nella misura adeguata. Grazie al presidente Francesco Pagliuso, vediamo se riusciamo ad andare con l'allenatore ospite Paolo Tofoli, che sta parlando con il nostro dirigente notariale. Siamo in diretta regionale, ti interrompiamo un attimo, continuate dopo. Giovanni Notariani, allora
Mister, era molto arrabbiato naturalmente per una sconfitta che forse magari ci poteva anche stare, forse nel modo in cui è venuta per la sua squadra no. Sì, ha detto bene, è venuta male, non abbiamo lottato, abbiamo stato proprio una partita mediocre da parte nostra, abbiamo dato troppa via libera alla Lamezia, secondo me i valori non sono questi, abbiamo mollato, certo merito di Lamezia Terme che ha fatto una bella partita, ma molto molto demerito nostro che non abbiamo giocato, ma si è visto, speriamo in una partita di ritorno più gagliarda, più spregiudicata, ma sono sicuro che riusciremo a ritornare qua il prossimo weekend. Quindi Lamezia troverà un campo infuocato, una squadra completamente diversa che potrà dare davvero e dimostrare qual è il suo valore, perché... Ma quello sicuramente sarà una Tuscania diversa, lotteremo di più, però sempre rispetto per i valori di Lamezia Terme che è una signora squadra, quindi, però pretendo e voglio una squadra mia diversa come approccio, ma come proprio grinta e agonismo. Tra l'altro la sua squadra veniva da una serie di 6 vittorie consecutive, in cui in queste 6 vittorie anche Conad, Reggio Emilia e Cagliari, le prime due in classifica, quindi era diciamo in una serie, andava in crescendo. Sì, sì, ma come sappiamo i playoff sono un campionato a parte. Oggi abbiamo perso 3-0 Mari malamente, ma adesso ci sarà un'altra partita che è un'altra storia. Ogni partita è una storia a sé, non contano i set, conta vincere. Chi vince prima 2 partite, quindi vedremo. Quindi sarà un'altra battaglia, grazie a mister Toffoli. Vediamo se riusciamo, ecco Michele, vediamo la situazione di Michele. Vediamo se riusciamo a sapere da Michele Capra cosa gli è successo. Allora, cosa ti è successo Michele? Ma sono ricaduto male e mi si è lussato e rientrato il minino del piede. E quindi adesso domani vedremo come va, ma... Eri riuscito comunque a rientrare in campo poi? Ho provato perché comunque con un bendaggio avevamo immobilizzato il piede, però il mignolo diciamo continuava un po' a uscire a rientrare, quindi ho evitato, anche perché comunque la partita poi è andata bene, quindi non è che è servito. Tra l'altro nel momento in cui ti sei infortunato entrambe le volte sei riuscito a fare punti. Sì, bravo io. grande Michele, grazie a Michele che deve andare negli spogliatoi. Pasquale, le foto come sono andate questa sera? Sì, no, abbiamo foto... lavorato, come è andata? Con le foto è andata male perché quando ti trema la mano per la tensione è difficile lavorare bene. Quindi non avremo quelle belle foto sul sito? Ci proviamo, vediamo quello che ne esce fuori, dai. Grazie a Pasquale Cimino. Io vorrei andare a risentire Bonaccorso, l'ex della Tuscania, poi c'è anche Tonino Chirumbolo, quindi abbiamo un parterre de roi di prima classe qui al Palace Party per questa partita. C'è Tonino Giovanni, quindi chiamiamo di nuovo a Giovanni Bonaccorso. Allora, tu come hai visto la partita, Tonino? Ma Tuscania è stata troppo brutta per essere vero. Io mi auguro per loro, chiaramente non per la nostra squadra, che possano rendere meglio di quello che hanno fatto vedere stasera, perché stasera sono stati veramente poca cosa, una squadra molto disordinata, con poca difesa, poca organizzazione di gioco. Presumo che lì da loro la vita sarà molto più complicata, però credo che Lamezia abbia tutte le credenziali per passare il turno e poi si vedrà andando avanti, ma comunque Lamezia rimane un buon complesso che può rendere all'interno di questi playoff. Grazie a Tonino Chirumbolo. Sentiamo anche Giovanni Bonaccorso. Allora Giovanni, 3-0 abbastanza netto per Lamezia, ma a quanto sembra questa non era Tuscania perché ha sbagliato proprio partita. Ma secondo me proprio loro non hanno giocato Tuscania, si sono lasciati innervosire dall'arbitro in una maniera sconsiderevole. E oltretutto Lamezia, complimenti, anche con Capra fuori, e Tuscania non ha saputo sfruttare il Cimino, che in attacco sicuramente una prima fascia, in ricezione poteva soffrire. Io ritengo che Lamezia nella bolgia di Tuscania
perché il pubblico è bene o male come questo qua di Lamezia, però il campo è molto più piccolo, deve stringere i denti, ma sicuramente per quello che ha fatto vedere stasera ha le possibilità per andare avanti nei playoff. E quindi ci sarà battaglia a Tuscania, tu conosci bene, hai già detto, palazzetto piccolo, grande pubblico, tra l'altro molto entusiasmo perché non erano partiti con i presupposti di fare i playoff. Oddio, non erano partiti, la squadra è stata costruita sicuramente con delle grandissime qualità, non ultimo l'opposto, quindi secondo me invece avevano la possibilità di mirare i playoff in un girone dove il livello si è abbassato notevolmente. E, ripeto, lì i giocatori giocano in maniera diversa, però finora il loro campionato vincente è stato determinato che le squadre del nord non sono abituate a questi campi caldi. Lamezia, squadra del sud, è abituata ai campi caldi, sa cosa significa un campo caldo, e troppi giocatori come la Terza e Piccioni hanno l'esperienza per saperli indirizzarli emotivamente al posto giusto. Tatticamente cosa potrà cambiare? Cosa dovrà cambiare Toffoli? A parte la battaglia che ci sarà, ma dal punto di vista tecnico cosa dovrà cambiare? Ma io non ho capito perché non hanno sfruttato Cimino in ricezione. Sicuramente l'assenza di Capra si doveva fare sentire nel fondamentale della ricezione. Loro sono andati molto male nel muro, nel rapporto muro difesa. Lì la Lamezia ha fatto la differenza, un Biribandi eccezionale in difesa e dall'altra parte invece palleggiatore e opposto di Tuscania non hanno difeso. Ripeto, sono convinto che Tuscania la metterà sotto il punto di vista emotivo la partita, e da quest'altra parte la Lamezia deve stare attenta a non lasciarsi innervosire, così come invece ha fatto oggi con i cartellini Tuscania. Grazie a Giovanni Bonaccorso, ricordiamo ex allenatore del Tuscania lo scorso anno. Abbiamo sorteggiato le maglie, Saverio. Allora, abbiamo sorteggiato le maglie. Abbiamo le maglie, sì. È stata sappiamo già chi sono andate. Sì, se le hanno già prese, sì. Questa è di Biribandi, la faccio autografare a una nostra tifosa, Maria Zaffini, se la possiamo dire, e la facciamo autografare. Abbiamo da avuto un buon riscontro. Un buon riscontro, sì. Veramente diciamo, ci aspettavamo di più, però come prima iniziativa ci possiamo accontentare. Anche perché è stata fatta all'ultimo minuto. All'ultimo minuto, un po' prima. Comunque non ci lamentiamo, un buon riscontro, una buona cosa. Allora, da ripetere naturalmente nella prossima partita. Grazie a Saverio. Vediamo l'ultima e poi chiudiamo. Vediamo di sentire il direttore generale che si sta abbracciando con il presidente. Andiamo un po' in giro, ci avviciniamo sotto la tribuna. Allora, il presidente l'abbiamo sentito. Ora, ah, già. Sentiamo il direttore generale. Allora, 3-0. Dice tu. Diciamo che non ci aspettavamo comunque un risultato di questo genere, pensavamo che loro fossero sicuramente caricati a mille, forse non si aspettavano l'ambiente che hanno trovato. Ovviamente adesso stiamo 0-0, andiamo a casa loro mercoledì, speriamo di fare un'ottima partita e di giocare su livelli ancora superiori a quelli che abbiamo giocato stasera. Ovviamente loro sono un'ottima squadra, frastornati sicuramente da questo meraviglioso pubblico, si sono trovati forse in difficoltà, bisogna vedere ancora, diciamo che abbiamo fatto il 10% delle nostre possibilità di poter superare il turno. Ora c'è da organizzare, partire in questa trasferta dove sarebbe importante chiuderla. Tonino, lì l'abbiamo chiude... già organizzata, no, partiamo no, nel senso sì, andare beh, cioè, a chiuderla là, sarebbe un'ottima cosa, anche per perché avere un po' di tempo in più per riposare. Assolutamente, riposi una settimana, dai la possibilità ai nostri vecchietti di poter recuperare, perché una settimana vuol dire nuovo, anche perché andiamo a Treviso dove credo sia una delle migliori formazioni, che addirittura ha perso il campionato all'ultima giornata dopo aver vinto tutte le partite, per cui sarà per noi un onore andare a giocare, diciamo, nella capitale italiana comunque della pallavolo. Grazie a Gianluigi Morelli. Possiamo chiudere dunque dal palazzetto dello sport di Lamezia Terme, ricordandovi che l'Ilsap Lamezia ha vinto questa gara 1 dei quarti di finale per la promozione in Serie A2 battendo la Tuscania Volley per 3-0.
di combattuto c'è stato praticamente solo il secondo set, poi è stato dominio della formazione gialloblu. Mercoledì sera ci sarà la gara 2 a Tuscania, l'eventuale bella, ricordo, domenica prossima di nuovo qui al palazzetto alle ore 19, ma speriamo che tutto si possa risolvere mercoledì sera a Tuscania. È tutto dal palazzetto dello sport di Lamezia Terme, ringraziamo STV e City One per questa diretta e naturalmente gli sponsor, la LIAC, la No Massvello, Lamezia, Lamezia Live, poi Novelliere, se ce n'è qualche altro non lo ricordo, ma manderanno magari lo spot dalla regia. È tutto, grazie per essere stati con noi a seguire in diretta questa gara dei playoff della ILSAP Lamezia.